Nato e poi esposto, e poi subito raccolto e portato al palazzo. Qui, come me, ragazzi a decine. John, I love you. I'm ever so fond of... L'opera ci cresce, ci nutre di libri, ci fa grandi, ma non troppo. Ci insegna le scienze, le sacre dottrine, le tecniche antiche, eppure le nuove. Tutto comincia davanti a un quadro. C'è un drago, una donna che fugge e un santo sconosciuto. Di fronte alla tela, un ragazzo qualunque del Cinquecento, il suo nome è Marozio. La sua storia viene raccontata in un libro molto particolare per come è stato realizzato, Grafo Grifo. Grafo Grifo è la storia di un'educazione emotiva, culturale e psicologica di un ragazzino. La differenza sta nel fatto che Grafo Grifo è anche un noir, una spy story in un certo senso, un romanzo storico in costume. E anche una semplice storia di azione di una persona che cerca una rivincita e cerca di rifarsi contro un potere forte. Grafo Grifo non è un semplice romanzo, ed è qualcosa in più di un fumetto d'autore. È un racconto per immagini, una graphic novel, come lo definisce la tradizione anglosassone. Un romanzo visuale, come preferiscono chiamarlo i suoi autori, Marta Poggi e Riccardo Falcinelli. E qua in fondo si chiede una fatica di più al lettore, un impegno maggiore, nel senso che i testi e le immagini vanno letti in momenti disgiunti e poi rimessi insieme. Tra lo spazio, ci sono le immagini e il testo, che è veramente essenzialmente temporale, deve incontrarsi e deve per forza fare i conti con un andamento spaziale. Neil Gaiman, il leggendario disegnatore di Sandman e romanziere egli stesso, afferma che in realtà i romanzi visuali sono un nuovo linguaggio, al pari del cinema e della poesia, e non un genere. Dal mio punto di vista, il graphic novel è un medium, un recipiente, una sorta di contenitore in cui si possono mettere le cose. E non ci sono limiti alla bellezza delle parole, delle immagini e del loro intimo intreccio sulla pagina. Marozio veste in calzamaglia, ma si muove come se portasse i jeans. Nasce amanuense, ma si comporta come un moderno hacker. Nel passato di Grafo Grifo precipitano fatti e temi del nostro presente. Diciamo che uno degli interessi forti che abbiamo e che abbiamo messo anche negli altri lavori che abbiamo fatto è quello di riraccontare una storia o un'immagine che è già nota. Ci diverte e ci interessa quel tanto alla fine anche distruggente che viene fuori quando due racconti si sovrappongono e eventualmente vanno in cortocircuito fra di loro. Così imparo i libri, a leggerli e a farli, a tradurli, a correggerli. Se mi avessero detto che un giorno mi sarebbe servito davvero, non ci avrei creduto. Ma quel che mi dicono ora è che i libri sono pieni di errori e gli errori di stampa non hanno rispetto di niente. Quando cresce, quando scopre i fatti della vita, scopre anche che c'è un complotto che in un certo senso è un complotto grande, un complotto che riguarda la storia, però è anche un complotto che riguarda la sua vita di ragazzino. Sarà quello che lo porterà poi a elaborare un sabotaggio, in qualche modo, come dire, iconograficamente parlando, il primo sabotaggio della storia dopo Gutenberg. Ma come nasce Grafo Grifo?
Perché un grafico che ha studiato letteratura e un'attrice e scrittrice decidono di fare insieme un romanzo visuale? E perché scelgono il computer come principale mezzo espressivo? Noi abbiamo iniziato 10 anni fa facendo teatro insieme. Io mi occupo del soggetto della sceneggiatura, lui si occupa della regia, in qualche modo, se uno vuole tenere il paragone con un film. C'è un gusto comunque di accostamento di referenti, di mettere insieme pezzi fondamentalmente, pezzi che fanno la nostra formazione, cose che ci interessano, cose che ci hanno sempre divertito nel senso più importante del termine. Del computer ci interessa l'aspetto dell'assemblaggio di pezzi, non a caso la storia è un assemblaggio di pezzi. Marozio attraversa l'Europa di Lutero e dei Lanzichenecchi e si insinua tra le maglie di un sistema che vuole controllarlo. La sua vita diventa una piccola vendetta. Marozio non cambia la storia, ma cambia la sua storia. Non salva il mondo, ma salva se stesso. La storia di Marozzi è appassionante, ma Grafo Grifo è soprattutto un gioco di sperimentazioni, di allusioni, di rimaneggiamenti. Una nuova forma del racconto che nel resto del mondo ha già una tradizione consolidata. Aspettiamo di vedere quale sarà in Italia il futuro di questo nuovo linguaggio.